vai via, porti i miei occhi con te. Piccola anima, tu non sei per niente piccola. Insomma, sulle note e sulle immagini della sigla che ha realizzato per noi il nostro collega Antonio D'Ottavio, possiamo dire ai telespettatori da casa ben trovati a questo speciale 2018 per San Valentino. San Valentino, 14 febbraio, festa universalmente conosciuta come la festa degli innamorati, che però è diventata, diciamo, nel tempo la festa dell'amore. L'amore celebrato un po' a tutto tondo nelle sue varie declinazioni e, insomma, per parlarne lo facciamo con gli ospiti in studio. Approfondiremo vari temi legati all'amore con gli ospiti che hanno accolto il nostro invito in questo studio. Ve li vado subito a presentare, a partire dalla mia destra, Elisabetta Mancinelli, storiografa e scrittrice, ben trovata nel nostro studio. Franca Minnucci, scrittrice e attrice, ben trovata. Eccomi. Franca. Eccomi. E poi il professor Massimo Di Giannantonio, professore ordinario di psichiatria dell'Università D'Annunzio di Chieti, ben trovato anche a lei, professore. Grazie dell'invito. Scusi se l'ho presentata per ultima, ma per cortesia nei confronti delle nostre gentili ospiti, insomma, la parola dovere, a lei dovere, è arrivata per ultimo. E allora, insomma, il tema di oggi, dicevamo, appunto, è l'amore, con questa giornata dedicata agli innamorati, a tutti gli innamorati, ma l'amore, le varie forme d'amore sono davvero tantissime. Per farlo ne parleremo poi in maniera più approfondita proprio con il professor Di Giannantonio, ma intanto io volevo dare la parola ad Elisabetta Mancinelli, perché so che la professoressa ha ricostruito un po' la storia di San Valentino con tutte le tradizioni che nel mondo sono legate a questa festa. Da dove parte questa ricorrenza? Intanto sicuramente l'immagine del santo San Valentino, protettore degli innamorati. Io sono storiografa e quindi per lavoro proprio ricerco, studio, vado nei mercati dell'antiquariato per cercare notizie, scavando. E appunto San Valentino è una figura piuttosto complessa, nel senso che non si hanno documenti precisi, quindi la figura aleggia tra realtà e miti, che però hanno un unico fattore comune, che è l'amore. L'amore che si fece già proprio il giorno di San Valentino. In realtà San Valentino era nato a Terni nel 175 e si è dedicato appunto nella sua esistenza alla comunità cristiana della sua città, fino a quando non fu perseguitato dall'imperatore Aureliano siccome si rifiutò praticamente di convertirsi al paganesimo, fu condannato a morte e flagellato e decapitato. Quindi di lui si hanno soltanto delle leggende. Io qui ho dei documenti che poi esamineremo, però la Chiesa alla sua morte ha colto l'occasione per sostituire ai Lupercalia, che era una festa pagana in cui si festeggiava appunto Fauno, nell'accezione latina Lupercus, che erano delle feste pagane che si facevano in onore appunto di questo dio e che si dice si celebrassero sul colle romano del Palatino, dove appunto, secondo la leggenda, erano stati allattati Romolo e Remo. Ci sono solo leggende sulla figura di San Valentino. Una leggenda, che era poi la leggenda che conosceva anche lei, è che mentre era in prigione, in attesa di essere appunto flagellato, decapitato, praticamente si innamorò della figlia del suo carceriere, che era cieca. Lui riuscì a ridarle la vista e si innamorò di questa ragazza, pur essendo vescovo, si innamorò di questa ragazza e alla fine, prima di partire per la sua fine, la sua decapitazione, praticamente lasciò un bigliettino: "My Valentine", dal mio Valentino. E da lì è nata questa missiva
Queste sono missive di tutte le parti del mondo, che sono diffuse soprattutto nel mondo anglosassone e negli Stati Uniti. E sono delle missive carine, alcune antiche, altre più moderne. Poi ci sono altre leggende, una leggenda di una rosa che lui mise in mano a una coppia che litigava, questa coppia poi si riunì con questa rosa e alla fine si sposarono da lui. E poi c'è una terza leggenda, che questa è la più significativa, in cui praticamente Sabino, un centurione romano di religione pagana, si innamorò di una fanciulla cristiana di nome Serapia. E naturalmente non ricevette l'approvazione dei genitori della ragazza. Non vollero, cioè, e quindi la ragazza gli suggerì di andare da Valentino. Valentino l'avvicinò al cristianesimo, lo fece battezzare e mentre erano in corso le pratiche per il matrimonio, purtroppo lei si ammalò di sifilide e lui, talmente disperato, decise che sarebbe morto insieme a lei, non si sarebbe mai separato da lei alla sua morte, si celebrarono le nozze e morirono contemporaneamente. E questo è Valentino, è considerato il patrono, insomma, degli innamorati. Per la prima volta un religioso unì un pagano con una cristiana. Quindi storie di amore che affondano le loro radici sicuramente nel passato, tra storia e leggenda, per l'appunto. Però a proposito dei biglietti d'amore, poi magari ne faremo vedere anche altri e parleremo anche delle tradizioni legate nel mondo, le tradizioni nel mondo legate alla festa di San Valentino. Ma a proposito dei biglietti d'auguri, io sapevo, trovato questa notizia, per cui si spediscono tanti biglietti per San Valentino, tanto che questa è la festa che finisce al secondo posto dopo il Natale per la spedizione di questi auguri, insomma, anche questa era una piccola curiosità. Vorrei tornare però andare dal professor Di Giannantonio, però a questo punto, per chiedergli quante sono le declinazioni d'amore, quali sono gli amori e come influiscono sulla società, sulla vita delle persone, ma anche a livello, diciamo, psicologico. Quali sono i risvolti dell'amore, professore? Ma in realtà, quando parliamo dell'amore, noi parliamo dell'alfa e dell'omega, cioè della emozione, del sentimento, della costruzione delle relazioni che sta alla base della vita. Quindi noi riflettiamo su quello un po' che è il principio essenziale, quello che è il substrato concentrato di ciò che è la vita, di come si trasmette la vita e di come attraverso la trasmissione della vita si raggiunge quello che è un obiettivo di tutti gli esseri umani, un progetto di felicità. Allora, se dentro questa concezione c'è questa galassia, c'è questo insieme di universi, di sentimenti, di passioni, di emozioni, di relazioni, di progetti, evidentemente la declinazione di queste possibilità è assolutamente e potenzialmente infinita. Facciamo due esempi molto molto iniziali. Pensiamo all'amore generativo, per il quale si può arrivare a pensare di rinunciare a noi stessi pur di favorire la felicità, la pienezza, la vita di un altro. Chiaramente non andiamo nel campo della genitorialità, restiamo nel campo della relazione e sappiamo che si può amare sino alla possibilità di rinunciare a se stessi pur di far vivere il nostro oggetto d'amore. Dall'altra parte, nel modo assolutamente opposto, ma questi opposti, la letteratura, la storia, la filmografia, la pittura ce l'hanno insegnato, ce l'hanno fatto capire, questi opposti si toccano. C'è l'amore assolutamente distruttivo, l'amore assolutamente violento, l'amore assolutamente non compatibile con la vita, dove essere separati, essere allontanati, essere rifiutati dall'oggetto d'amore induce sentimenti di distruzione, di aggressività, di violenza e di morte, per cui abbiamo una dimensione assolutamente negativa. Quindi viaggiamo al centro della galassia, del motore termonucleare che dà origine alla vita,
che dà origine al progetto della felicità e come in tutte le cose della vita possiamo arrivare ad un obiettivo straordinariamente importante e profondo, e cioè la gioia, la creazione, la felicità, la donazione di noi all'altro, oppure a degli obiettivi radicalmente opposti eppure così gigantescamente simili a questa dimensione enorme, e cioè alla morte, a togliere la vita, a rinunciare alla vita, a costruire l'infelicità per sempre. E qui entriamo chiaramente in un'altra sfera, diciamo che quella poi dell'amore malato, come a volte si definisce, anche un po' in maniera impropria, perché amore sicuramente non è, poi si entra nell'ambito della violenza di genere, che purtroppo, con tutti i femminicidi che purtroppo ogni anno chiaramente affollano le cronache nazionali e anche regionali purtroppo, ma questo è un altro tema. Altro tema però è quello degli amori in letteratura. Franca Minucci, attrice, la professoressa Minucci, Franca attrice e scrittrice, sicuramente potrà darci delle nozioni in più anche in merito ad alcuni grandi illustri personaggi abruzzesi che hanno vissuto degli amori davvero preponderanti, pieni. Pensiamo a Gabriele D'Annunzio sicuramente, ma poi parleremo anche di Ovidio. Sì, certo, parleremo di Ovidio, di Gabriele D'Annunzio, di tanti poeti, non solo abruzzesi, insomma. Io ascoltavo con molto interesse questo amore che ci raccontava e ci spiegava un po' il professore, perché è veramente così, come dire, così apparentemente contraddittorio questo viaggio dentro noi stessi per condurci verso la felicità, che è l'amore pieno. Ecco, c'è una frase di Freud che dice appunto: l'amore non è un sentimento che si lega o ci lega ad un'altra persona, è una condizione dell'animo verso il mondo intero. Brava. Ed è proprio una condizione dell'animo, quello di guardare, ed è quello che poi si diceva anche prima, quando noi eravamo un po' fuori, prima, diciamo, dietro prima le quinte, certo, a telecamere spente, quando forse si dicono anche le cose, no, più vive, più vere, perché siamo fuori anche da questa piccola tensione. E quindi dicevamo che questo sentimento, ci si educa a questo sentimento, perché ci si educa nel senso che si deve riflettere su questo sentimento, bisogna capirne il valore, la portata, e questo è quello che bisogna in qualche modo anche spiegare ai giovani. E come si riflette, come si arriva ad un'educazione sentimentale? Ci si arriva forse proprio in questo modo, con una riflessione su se stessi, sui propri bisogni, sulle proprie aspettative, sui propri sentimenti, su quello che si diceva che era quello di dichiarare, dichiararsi, perché a volte spesso non si parla di tutto questo, e per conoscerlo e per riconoscerlo e bisogna parlarne, perché con la parola e con il logos, non a caso logos, come dire, significa parola ma significa anche pensiero, perché se non ne parliamo non riusciamo a dare le parole alle cose, non riusciamo neppure a sentirle, a viverle, a capirle e a farle nostre. Quindi bisogna parlarne con i giovani, con i ragazzi, giovani, soprattutto. Quindi bisogna essere educati a questo mondo così difficile, così complesso, che è quello emozionale, che è quello dei sentimenti, che sono le sfere più delicate della nostra vita. È vero, questo ci su queste sfere, anche la letteratura. Assolutamente sì. Parlavi prima di Ovidio tu, no? Insomma, forse Ovidio ci racconta una storia per farci un pochino capire e riflettere su che cos'è veramente l'amore, al di là di quelle punte estreme che possono essere di passione, di sesso, non so, di in qualche modo di richiamo anche erotico e sensuale. L'amore è anche ben altro, come diceva prima. Ecco, c'è questa bellissima, che forse merita Ovidio quest'anno proprio in occasione del suo bimillenario della morte, che si è celebrato l'anno scorso, infatti. Certo, ma siamo appena usciti, insomma, forse non ne siamo ancora. Quest'anno c'è l'ottantesimo di D'Annunzio, adesso poi ne parliamo di D'Annunzio, certo. Sicuramente. E c'è questa bella storia, che è quella di Bauci e Filemone, che ci racconta veramente, no, quando insomma Giove cerca e arriva insieme al figlio Mercurio sulla Terra, perché vuole in qualche modo conoscere meglio, sotto mentite spoglie, vuole conoscere meglio il mondo terreno e metterlo anche a prova, e quindi cerca ospitalità nelle varie case, e invece nessuno gliela dà questa ospitalità, tutti chiudono le proprie porte, soltanto una umilissima coppia in una capanna li fa entrare. Posso leggerla?
Certo, come no. Posso grazie. Leggerla? Grazie, ecco. Veramente. Allora, ecco, quindi, in quella capanna Filemone e Bauci avevano vissuto insieme fin dalla giovinezza, in quella erano invecchiati senza vergognarsi della loro povertà e sopportandola tranquillamente, tanto da non sentirne il peso. Nell'umile dimora era inutile chiedere quale fosse il servo e quale il padrone, vi erano solo due persone. Qui Giove e Mercurio trovarono pronta cordiale accoglienza. Non appena furono entrati, chinando la testa per non battere lo stipite troppo basso, il vecchio li invitò a riposarsi. Quindi la buona vecchiarella allargò con le mani le ceneri tiepide del focolare, anche in tutti questi gesti così quotidiani, ma così dolci, così familiari, così umanamente caldi, no? Di accoglienza, di affetto. Perché le mani sono sempre il prolungamento del cuore, ecco perché le cose bisogna poi farle. E per riattizzare il fuoco del giorno prima lo alimentò con foglie e scorze secche e seratesi la veste alla vita cominciò a preparare la tavola. Quindi li accoglie nel modo migliore, nel modo più straordinario. Tant'è che allora a un certo punto appunto il figlio di Saturno, no, quando tutto ebbe condito con il piatto e tutto quando si mangiarono tutto questo, il figlio di Saturno parlò con benigna voce e disse: «Ditemi ora, o buoni vecchi sposi, degni l'uno dell'altro, che cosa desiderate?» Scambiate poche parole con Bauci, Filemone rispose: «Ascoltate bene, chiediamo di essere sacerdoti e di poter custodire il vostro tempio. E siccome abbiamo trascorso insieme, d'amore e d'accordo, tutta la vita, desideriamo di morire nel medesimo tempo, così che io non debba vedere il sepolcro della mia sposa, né essere da lei sepolto». E io credo che non ci può essere lezione più straordinaria, più forte. Ed è così, bella. Infatti, che si chiude, sì, proprio questa storia, infatti, di Bauci, sì, e Filemone, raccontata da Ovidio, sì, nelle Metamorfosi. È proprio perché così. Mi sembra che la chiusa sia proprio, sì, sì, questa. Eh sì, è questa, no? Poi, insomma, si uniscono con la cima degli alberi e diventano dei tronchi. Trasformati quindi, in alberi nel luogo dove loro erano. Questo tempio. E questo è. Ed è una storia di amore eterno, insomma. Quello che poi forse è un po' il mito, perché professor Di Gian Antonio, oggi forse le coppie tendono sempre più a scoppiare. Questo perché anche questo mito un po' del matrimonio, che prima era insomma un punto, un passaggio dalla vita di prima a una vita che poi comunque continuava con tutta una serie di doveri, anche per la donna spesso era uno status anche per riuscire a riscattarsi da quella che era la sottomissione nell'ambito familiare, poi magari diventava spesso purtroppo altra sottomissione, però insomma oggi questo mito del matrimonio un po' è caduto. Perché? Ma dunque dobbiamo riflettere con pacatezza, con serenità, con obiettività, qualche volta anche con sincerità che può dare delle preoccupazioni o dei dolori sul fatto che ci troviamo in un arco di tempo dove il matrimonio ha avuto una profonda mutazione genetica. A casa non sempre, non tutti ricordano che nella Repubblica Italiana le donne hanno acquisito il diritto di voto soltanto dopo il 1948. Allora vi è una manciata di decenni dove la società italiana riconosce alla figura femminile la possibilità di essere equiparata al maschio nell'esercizio delle proprie libertà politiche. Dentro la famiglia, dentro il matrimonio, negli ultimi 40 anni si sono sviluppati gli elementi dell'autonomia, della indipendenza, della libera scelta e il ruolo femminile, virgola, per fortuna, grazie a quello che è accaduto, il ruolo della donna è mutato geneticamente, è diventato assolutamente equiparabile, non ancora del tutto equiparato alla figura maschile, e il matrimonio, che come nel servizio e come lei ci stava anticipando, diventava una meta per una donna, meta di sopravvivenza, meta di conquista di ruolo sociale, meta di esercizio della propria identità. Il ruolo di madre si sovrapponeva a quello di moglie e magari non vi era altra possibilità che svolgere questi due ruoli. Oggi tutto questo, per fortuna, è venuto meno e il matrimonio diventa un progetto di vita comune sulla base di un'autonomia e di una scelta reciproca che però mette in evidenza
tutti i limiti e tutte le contraddizioni del nostro mondo sociale contemporaneo. Pensiamo a due cose, a casa, come dire, si divertiranno a riflettere insieme a noi. Il numero delle persone che vivono da sole, il numero dell'età media delle persone che insieme al Giappone rappresentano uno dei traguardi del pianeta per quanto riguarda l'invecchiamento della popolazione e il crollo delle nascite, tutte conseguenze di un approccio in qualche modo antico e non modernizzato a ciò che è il matrimonio, a ciò che è la scelta, a ciò che è la possibilità di vivere insieme all'altro. Quindi se andiamo a comprendere che dobbiamo riflettere assolutamente su che cosa è il matrimonio, l'incontro tra due spiriti liberi che nel rispetto assoluto reciproco e nella crescita assoluta reciproca portano avanti una relazione che deve evolvere secondo l'età della vita. Questo ancora noi non lo abbiamo raggiunto. No. Vedremo naturalmente, insomma, poi i risvolti sono molti, appunto, come diceva anche il professore. Però io, prima di andare in pausa per qualche istante per una pubblicità, volevo farvi sentire e far sentire anche ai telespettatori che sono a casa un sondaggio che ha realizzato per noi Antonella Micolitti proprio sulla festa di San Valentino. È andata a spasso con la telecamera, la nostra collega, e ha raccolto le voci dei cittadini intervistati per noi. Sentiamo. Ecco a terra. Io ciuff ciuff ti acciuffo, tu ciuff ciuff acciuffi me. Buon San Valentino. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. San Valentino lo festeggerete o no? Penso di sì. Dove andrete? Cosa farete? Non lo so ancora non abbiamo deciso. Da quanto tempo state insieme, posso chiedervelo? 1 anno e 5 mesi. Condividere tutto l'importante della propria vita con lei. Cosa vorrebbe fare a San Valentino? Glielo dica adesso. Cosa vorrei fare di San Valentino? Stare con lui. Questa. Piace, tanto piace festa Valentino. Auguri tutto italiani e tutti stranieri per questa festa. Lei di dov'è? Io venuta da Ucraina. Ha venduto qualche cuore finora? Sì, ma se ne vendono ogni domenica. Deve fare rifornimento per San Valentino di cuori però? Sì, già abbiamo effettuato il rifornimento. Lei il suo cuore a chi lo regala? A mia moglie, cioè senz'altro. Come si chiama? Lidia. Se fosse una canzone, che canzone sarebbe? Come vorrei, dei Ricchi e Poveri, perché è la nostra canzone. Me ne accenna un pezzettino? Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù. Rimango qui accanto al fuoco. Il 14 è San Valentino, lei lo festeggerà o no? Diciamo che... sì, lo festeggerò anche se sono sposata da tanti anni, quindi... Lo dice con rassegnazione, no? No, assolutamente no. Da quanti anni è sposato, posso chiederti? 20 anni. 20 anni, insomma, insieme. Come si chiama sua moglie? Alessandra. Le vuole fare, le vuole dire qualcosa? Le faccio tanti auguri di un buon San Valentino. Dico che le voglio bene, nonostante... tanti anni trascorsi insieme. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrata, la notte ti vengo a cercare. Per San Valentino ancora di preciso cosa farà? Ma farete qualcosa o no? Credo proprio di sì. Posso chiederle cosa? Ma una cena. Da quanto tempo? Siete sposati. Mi faccia fare un po' i conti, perché io dimentico, non conosco nemmeno quasi la data di nascita mia. Ai ai ai. Mi creda. 35 anni. Festeggerete San Valentino? No. Perché?
che no. È una festa, insomma, troppo consumistica, banale. Banale. Lei la pensa ugualmente? Sì, sì. Ma poi spiegami una cosa. Di che ti devi riposare? No, spiegamelo. Spiegamelo. No, di niente. Scusami. Scusa, Magda, dove stai andando? A spegnere lo scaldabagno. Ma come? Ma avevi detto di aver fatto tutto. Allora sei un po' bucciardella. Io vado giù dai bambini. Quando esci, chiudi con le mandate, va bene? Sbrigati che sono le 7:32. Non ce la faccio più! Non ce la faccio! Festeggerà San Valentino? No. Perché? Perché il mio fidanzato è fuori Italia, quindi... Amore tutto l'anno, niente? Sì, sì. Amore tutto l'anno, sì. Oddio, lei mi fa un senso, mi fa con quegli occhioni. Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Festeggerete San Valentino? Non credo. Perché? Perché siamo in tre. Quindi in tre no. No, siamo a casa tranquillamente. Credete in questa festa oppure la reputate banale e consumistica? Ma sì, forse un po' consumistica, sì, sicuramente. Vabbè, festeggiare è già stare insieme, quindi io credo che non serva a nient'altro. Dammi la mano e stammi vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore. Questo mio amore per te. No, credo di... E questo era il servizio di Antonella Micoletti, dunque il sondaggio che ha offerto tantissimi punti di spunti di riflessione anche su questa tradizione di San Valentino. Ne riparleremo tra pochissimo con i nostri ospiti in studio, però subito dopo la pubblicità, tra poco. E allora, rientrati in studio per la seconda parte di questo speciale San Valentino 2018 con i nostri ospiti in studio. Stavamo approfondendo i vari temi legati alla festa dell'amore e degli innamorati. Io vorrei ritornare dalla professoressa Elisabetta Mancinelli per parlare intanto di quelle che sono le tradizioni di questa festa, perché poi naturalmente c'è questo scambio di doni tra innamorati, ma telecamere spente, lo dicevamo anche prima, stavamo anche parlando di quello che è poi il messaggio di questa festa, che deve rimanere agli innamorati e ai giovani soprattutto come un messaggio d'amore e di speranza. Era questo anche quello che voleva dire la professoressa Mancinelli. Sì. Intanto partiamo dalle tradizioni. Allora, per quanto riguarda le tradizioni, io volevo continuare un po' a parlare di questo, di queste missive che cominciarono nell'Ottocento a venire fuori questi bigliettini, e addirittura da Carlo fu scritta la prima, da Carlo d'Orléans, che lo mandò alla moglie mentre era detenuto nella Torre di Londra, e gli mandò questo, questo biglietto: Je suis déjà d'amour tanné, ma très douce Valentine. E io volevo invitare i ragazzi, invece di spendere soldi per doni, che magari le cui spese non possono sostenere, di regalare un pensiero d'amore sotto forma appunto di queste missive che si usavano un tempo. E, vedete quante ce ne sono? Uno di Peinet, poi sono dei bigliettini, alcuni a forma di cuore, sono delle dichiarazioni romantiche, frasi romantiche. Non volevo incoraggiare i giovani a cercare di creare un affetto, degli avvicinamenti con gli altri, non cercare di invece di rimanere, spesso si rimane da soli, spesso si rimane diciamo sfiduciati da questo mondo che purtroppo non ci offre belli esempi di unioni. E poi volevo dire anche che in tutto il mondo è diffuso questa usanza dei bigliettini, però alcuni, vedete, li mandano a forma di cuore riempito di liquirizia, altri di cuori riempiti di rose, altri invece riempiti di cioccolatini e altri invece di fiori, quindi in tutto il mondo si esprime l'amore in questo modo. È appunto un invito, siccome sono stato un insegnante per 37 anni, volevo appunto
oppure invitare i ragazzi, anche i miei alunni, i miei ex alunni, a cercare di mantenere i rapporti affettivi e di non cercare di cambiare quando non c'è più passione, quando non c'è più sesso, e cercare insomma di avere degli affetti, degli affetti diciamo più duraturi che di comprendersi a vicenda, insomma. Quindi anche un invito di difficoltà della vita. Un invito anche al ritorno alla parola scritta con queste valentine, appunto, che ci suggeriva la professoressa Mancinelli. Però professoressa, c'è anche da dire che i tempi purtroppo cambiano, ci sono delle curiosità. Sì, ma non dobbiamo essere disfattisti, disfattisti no, però ci sono, cercando anche sul web un po' delle notizie curiose, perché sicuramente c'è chi continua questo filone, questa tradizione delle valentine, però c'è anche chi mette in vendita i regali dei propri ex, e questa cosa curiosa, insomma abbastanza curiosa, si trova spulciando un po' così su Google, perché eBay, che ha pensato a questa iniziativa ironica ma anche utile in tempi di ristrettezza economica, perché c'è questa campagna degli ex in vendita, praticamente tutti i regali che rimangono un po' sul groppone dalle storie pregresse che non sono andate bene si possono mettere in vendita, e magari risparmiando si può far felice qualche altro nuovo innamorato. Insomma, c'è questa notizia curiosa, come un'altra notizia curiosa che volevo leggervi è l'invito a dormire bene, pensate, per riuscire a celebrare meglio l'amore. C'è un brand italiano che è leader nella produzione di materassi e sistemi di letto, che ha detto che il segreto del San Valentino perfetto è dormire bene la notte. Hanno condotto una ricerca ed è venuto fuori che in sostanza tante coppie scoppiano perché dormendo insieme non riposano bene, e quindi insomma sul web si trovano anche queste notizie davvero un po' così curiose. Non ci si adatta a niente, sono determinati anche da delle cose molto quotidiane. Sì, no? Sì, insomma, infatti insomma c'erano, non c'è spirito di adattamento, proprio si parlava delle lettere d'amore. Io credo che non dobbiamo anche ricordare che noi abbiamo un museo, esatto, Franca Minuzzi, sì, museo bellissimo. Io ho donato una lettera di mia nonna, delle lettere d'amore, che è stato inaugurato appunto nel 2000, magari è giusto anche parlarne, perché ormai in Abruzzo è diventata un'istituzione, il Museo delle Lettere d'Amore, nel comune di Torre Vecchia Teatina, e raccoglie tantissime missive d'amore, anche tante valentine, sicuramente. Franca Minuzzi assolutamente, è stata anche premiata nell'ambito anche del premiata concorso perché, Lettera d'Amore, che si è insomma, svolto, riconosciuta si svolge come, ogni anno. Come la studiosa delle lettere d'amore per eccellenza, visto che appunto ho studiato quelle del Carteggio Eleonora Duse d'Annunzio, e lì sono veramente delle grandi lettere d'amore, ma insomma noi sappiamo bene come il nostro poeta insomma scrivesse, con quale grande facilità, con quale grande insomma così passione si frequentasse, no, questo mondo dei sentimenti, delle emozioni, insomma, no, se vogliamo anche dell'eros, insomma, però sicuramente dei grandi amori. Ha molto amato D'Annunzio. Ecco, io volevo leggere, posso leggere, sì, due lettere molto brevi ma molto diverse. Una è una lettera a Barbara Leoni, e la lettera a Barbara Leoni è una lettera fatta di passione, perché l'amore con Barbara è un amore giovanile. D'Annunzio ha 20 anni, insomma, quindi quando incontra Barbara più o meno, quindi veramente è un sentimento diciamo travolgente di amore. Però poi c'è anche una lettera con la quale io in genere insomma con la quale ho chiuso il Carteggio Duse d'Annunzio, che è l'ultima lettera che Eleonora Duse secondo me ha scritto ad D'Annunzio. Ecco, sono due cose molto diverse, ma dove si sente la forza, la grande forza dell'amore. Ecco, quella Barbara Leoni, e quella di Barbara Leoni è veramente un capolavoro. Se pensate che questa, insomma, ho avuto quest'altra tua lettera, appassionata, delicata, dolente. Tu mi profumi di poesia l'anima ansiosa. Oggi il desiderio di te mi punge più forte. Mi è giunta da San Vito la biancheria. Mi sono giunti i lenzuoli bianchi dove hai dormito l'ultima volta abbracciato a me. Pensa, sono turbato fin dalle midolla dal desiderio. Sono ebro del ricordo di quel tuo corpo radioso, incomparabile. E poi ricordo di un bacio nel cavo dei ginocchi. Era là che bevevi come un'ape, in una carezza che mi fece gemere di letizia. Da quel bacio si levò dalla mia carne una voluttà e un'audacia di godimento a me stesso sconosciuto, un brivido profondo. Ah, se tu fossi uno spirito e potessi volare in questa sera tutta azzurra e tiepida che mi accora.
Io penso che insomma non si può resistere, non si può resistere. Ecco, ringraziare di essere abruzzesi. È vero. Ci sentiamo veramente ma fratelli. Il D'Annunzio lirico bravo, è eccezionale, è proprio così, assolutamente ecco. Straordinario. Però esatto, posso dire, leggere questo ultimo pezzo. Prego. Questa è la lettera con la quale io dico anche nel carteggio, insomma chiudo il carteggio, non ho elementi filologici per mettere questa lettera alla fine di quel carteggio, perché non ci sono date e non ci sono altri elementi, se non il fatto che lei è in una stanza e sta per lasciare il palcoscenico di questo mondo. La storia con D'Annunzio era finita 20 anni prima, perché lei muore nel 24, la storia era finita nel 4, però il suo ultimo pensiero, secondo me, ma credo non solo secondo me, e per il suo Gabri. Allora ascoltate questa straordinaria lettera che io ho trovato fra quel fascio di fogli, appunto senza luogo e senza data. È tardi, Gabri, c'è solo la luna nella mia stanza. Se potessi averti con me nell'ora che morirò. Quante volte ho pensato a questo, a dove la morte mi avrebbe colto. Certo in quell'ora, se io ti vedrò, se la mia sorte non mi farà morire ora qui lontana e sola, io ti saprò dire la certezza che sento. Ti amo, questa è la verità. Ti ho sempre amato. Oh Gabri, si è sofferto in questi anni. Io non ho trovato la pace, ma forse la pace è al di là della vita, al di là della morte. Ma quale la fine di tanta vita, Gabri? Io ti tengo stretto, stretto a me e ti chiedo, ultima sera o prima questa? Parleremo. Parleremo ancora, ti terrò stretto stretto a me e ti dirò, ecco, ultima sera o prima questa, Gabri, e tu mi risponderai, lo sento, per sempre, Eleonora. E su questo pensiero, insomma, c'è tutta l'essenza davvero dell'amore tra due persone, come diceva anche la professoressa Mancinelli, insomma, c'è la speranza di trovare l'amore vero, quello che non finisce al di là delle contingenze, insomma, del tempo e della, creare insieme delle Sono grandi amori, sono grandi amori che danno la speranza a noi tutti. Ecco, come amori noti, ma ce ne sono anche tanti altri che magari non si conoscono e che vivono nel quotidiano tra le tantissime difficoltà del quotidiano. Allora, abbiamo ancora pochissimo tempo. Io prima di chiudere e di fare un ultimo giro di riflessioni e poi saluti, insomma, volevo farvi vedere anche qualche spunto per la cena di San Valentino nel servizio di Jennifer Di Vincenzo. Allora, vediamolo insieme e poi rientriamo in studio per un ultimo giro di riflessioni insieme. Quanto sono legati amore e cibo? Beh, secondo gli esperti molto, ed è anche un legame molto forte, quello che unisce due mondi solo apparentemente lontani. Il cibo si mescola sempre alla vita e l'amore passa anche attraverso il cibo. Il rapporto d'amore si gioca almeno inizialmente proprio sul modo di mangiare insieme, partecipare ed assimilarsi a vicenda. Ed è proprio attraverso il rituale del mangiare che si cementano i sentimenti. Quale potrebbe essere la ricetta perfetta per San Valentino? Lo vogliamo chiedere al nostro chef Antonio Di Giovacchino, custode delle tradizioni culinarie abruzzesi. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Chef, ben ritrovato. Innanzitutto vogliamo sapere se c'è un piatto tipico della tradizione abruzzese legato al San Valentino. Allora, legato al San Valentino sicuramente ci stanno degli ingredienti che formano un piatto che praticamente deve essere buono, sicuramente gustoso, leggero, non troppo pesante, mai troppo pesante, e poi profumatissimo e piccante. Questo è l'ingrediente che poi può formare un piatto che ti dà una sensazione di stare bene con chi sta in compagnia, con chi sta, e quella è la cosa più importante. Allora, chef, quali sono questi ingredienti? Ingredienti, allora, peperoncino non può mancare, poi il cacao, abbiamo lo zafferano, e anche l'aglio, eviterei l'aglio in quel periodo, diciamo, anche sono afrodisiaci, tipo ostriche vanno bene pure, e zafferano, cioccolato, peperoncino, asparagi, non è periodo di asparagi, non abbiamo gli asparagi freschi, però sono ingredienti considerati afrodisiaci. Ecco chef, tu hai preparato due piatti che sono legati
molto bene al San Valentino. Ce li vuoi descrivere quali sono? Noi abbiamo fatto allora un primo, perché la pasta mi dà la sensazione di compagnia, di stare bene insieme con un piatto di un primo, insomma. E ho fatto dei bottoni, dei ravioli ripieni di ventricina e peperoncino piccante, e l'abbiamo messo in una semplice una salsa di... In questo periodo vanno anche bene i carciofi, perché i carciofi non hanno un sapore molto forte, sono delicati, e con sempre del pepe rosso, diciamo. Chef, molto brevemente, spiegaci come si realizzano questi ravioli ripieni di ventricina. Allora, i ravioli, per fare l'impasto, praticamente l'impasto della pasta, abbiamo usato solo dei rossi, dell'uovo e della farina. E poi il ripieno abbiamo fatto della ventricina, del peperoncino dolce e del peperoncino piccante. Abbiamo saltato i carciofi con un po' di aglio e poi li abbiamo frullati, abbiamo aggiunto dell'olio a crudo e li mettiamo semplicemente in un piatto, questa cremina con questi bottoni, ravioli di ventricina. E poi, chef, c'è il dulcis in fondo. E questo è, diciamo, l'ingrediente piccante che dà un po' di armonia a questa serata, e del pepe rosa e del peperoncino. Chef, per concludere la serata romantica non può mancare il dolce. E qua abbiamo fatto, diciamo, un mix di tradizione legato al giorno di San Valentino. Abbiamo fatto dei fritti di latte a forma di cuore, e poi bagnato con un po' di maraschino, zucchero e cannella. La cannella è anche profumata, mi ricorda, mi dà una sensazione di stare bene, e con una crema di rapa rossa e delle scagliette di cioccolato, che non può mancare. Buon San Valentino a tutti, e soprattutto che sia pieno di gusto. Questi erano i consigli dello chef, ricordando però che quest'anno c'è questa coincidenza molto particolare. San Valentino capita con il mercoledì delle ceneri, e quindi, insomma, anche dobbiamo fare un po' attenzione a quello che mangeremo per festeggiare, se decideremo di festeggiare San Valentino. Che poi, al di là di tutto, c'è anche una riscoperta dell'amore per se stessi nella giornata del 14 del febbraio, festa dell'amore, degli innamorati sì, ma dell'amore in generale. Quindi se si vuol bene, se si ama anche se stessi, certo, si può festeggiare comunque San Valentino anche stando da bene, soli, essendo single, non osservando l'astinenza del digiuno magari, ma comportandosi in maniera saggia, volendoci bene. Amandoci proprio, visto che il termine è quello giusto, l'amore. Abbiamo parlato quindi di tutto questo. Per il tempo che abbiamo avuto a nostra disposizione, un ultimo giro di riflessioni, una cosa davvero brevissima per chiudere la trasmissione. Cosa farete per San Valentino? Lo chiedo ai nostri ospiti, cominciando proprio dal professor Di Giannantonio. Ma guardi, io sono, come dire, travolto dall'amore per una donna meravigliosa che è veramente il centro della mia esistenza, e quindi farò una cena assolutamente romantica in riva al mare, e ho già prenotato degli zigani che faranno in diretta un piano di musica assolutamente romantica. Quindi ho voluto celebrare questo sentimento, bravissimo, che è grande, largo, profondo come il mare. Quindi, ecco, di questo, e invito tutti, bravissimo, i telespettatori a fare altrettanto per la persona che amano. Anch'io invito a fare questa festa. Io faccio una grande festa insieme ai miei amici, che amo molto. Ed è la stessa cosa, io sono una singola, almeno in questo momento ancora non ho questo grande piacere, che mi auguro presto mi capiti, di amare così follemente, però anche con gli amici si sta molto bene, quindi l'essenziale è stare bene ed è volersi bene e amarsi comunque, insomma. Professoressa Mancinelli, lei? Domani, siccome appunto è martedì di carnevale, io lo toscanerò probabilmente lì all'Aurum, perché faccio parte del gruppo di Rosa Donna, e c'è un carnevale particolare con i bambini, e forse porterò i nipotini e quindi festeggeremo insieme.
E quindi, insomma, in ogni modo, comunque deciderete di festeggiare San Valentino, fatelo purché si festeggi e anche davvero, con la mia amica che è qua, che è l'amica di sempre. L'amico, anche con l'amicizia, infatti, certo, con le amicizie, certo. Esatto, un bellissimo modo anche questo di festeggiare. Le curiosità erano tantissime, ci sono rimasti tantissimi fogli qui sul tavolo per dire tante cose che purtroppo non faremo in tempo per questioni, per ragioni proprio di spazi e di tempi televisivi, però insomma, comunque sia, a tutti voi, per tutti voi l'augurio di trascorrere davvero un buon San Valentino. Ringrazio gli ospiti in studio, Massimo Di Giannantonio, professore di psichiatria dell'Università d'Annunzio di Chieti, grazie per il suo supporto, grazie, il suo apporto voi, per questa trasmissione. Franca Minnucci, scrittrice e attrice, grazie. Grazie a voi. E grazie anche ad Elisabetta Mancinelli, storiografa e scrittrice. Grazie a tutti voi telespettatori, grazie a Danilo Cinquino in regia. Allora l'augurio di trascorrere davvero un buon San Valentino. Al prossimo anno, arrivederci, grazie. Anima, tu non sei per niente piccola.